meraviglie, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Eleonora ed oggi andremo a fare un video spacchettamento. Ebbene sì, ho mille novità da mostrarvi, tutte cosine super succulente che non vedo l'ora di farvi vedere, perché così le posso mettere a posto nella mia makeup collection, utilizzare nei video con voi ed utilizzare anche io nella mia quotidianità. Ma prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un mi piace. Mi raccomando, nel frattempo che state facendo questo, andate in cucina, prendete qualcosa da bere, da spiluccare, così faremo una colazione, aperitivo, qualcosa, insomma, ci teniamo compagnia per qualche minuto spiluccando qualcosa. Lo state facendo? Bene, iscrivetevi, attivate tutte le campanelle. Bene, dai, iniziamo da questo pacchettino che arriva dal sito di Huda Beauty. Ebbene sì, ultimamente preferisco acquistare questa marca sul proprio sito, sul sito di Huda. È super veloce, addirittura a me arriva un giorno prima di quello che dice la tracciabilità e secondo me c'è convenienza, ci sono molti sconti e fa dei kit molto carini che in Italia non mi sembra arrivino. Allora, Huda fa delle confezioni meravigliose incartate in questa carta con queste labbra. Abbiamo una bustina di queste che si chiudono ermetiche, che magari per i viaggi fa comodo, e ho preso questo kit, oltre i due campioncini che arrivano all'interno. Io è uscita con la nuova collezione, sono quattro mi sembra palettine wild, con variano, questa volta variano veramente in molte colorazioni, ma chi ha molte delle sue uscite ritrova le colorazioni o le rivedo un po'. Quindi ho deciso di prendere la Wild Piton, perché guardate che bello il pack primario, arriva sempre il pack secondario, è così, quello trasparente, ma questi verdi di Huda io ancora sì, avevo la quella delle pietre, ma ci sono dei verdi interessanti. Oddio, nulla di super nuovo, cioè, però diciamo che tra le nuove uscite era quella che più mi intrigava. Voglio sbocciare con voi questa, guardate che bella, ora l'ho sbocciata, ma era l'unica che non avevo toccato per farvela vedere, poi sono andata a toccarla, bellissima. Logicamente sono stata colpita dai verdi e mi sembra che abbiano anche una bella scrivenza. Questa con l'eyeliner e questo marsupietto, tutto 38 euro, carino. Molto interessante anche l'eyeliner, che dovrebbe essere una nuova uscita, ha le setole in sono tutte setoline, quindi non è quello che prediligo, e ha una bella scrivenza, fa delle linee, come vedete già l'avevo provato sulla mano, super fine. Quindi io questo sito ve lo consiglio molto, e super, c'erano anche molti sconti. Devo essere sincera, per arrivare alle spedizioni gratuite mi mancavano tipo 7-8 euro, ho preso le super scontate, le ciglia finte che io adoro, ma c'erano anche altre mille cose a 9 euro, che sul sito di Sephora costano molto molto di più, e ho preso le lotti 19. Per me, per come le porto io, mi piacciono molto, però se vi interessano c'erano anche altri modelli, quindi vi consiglio di dare un'occhiata. In super velocità vi voglio consigliare una cozzina solo, che mi era rimasta da farvi vedere da Tigotà. Ho preso questi dischetti, che ne ho già preso anche un altro pacco, sono quadrotti enormi, ve li consiglio perché hanno una texture meravigliosa per struccarsi. Io non li utilizzo tanto, come sapete utilizzo quelli che si lamano e che quindi possono essere riutilizzati, ma all'occasione questi sono meravigliosi. Mandiamo gli acquisti fatti sul sito di Sephora. Ebbene sì, sono arrivati, primo pacchettino ne ho
altri, sono arrivati nuovi blush firmati Pat McGrath. In questo acquisto, a parte tutti i campioncini che ultimamente Sephora mi sta dando delle soddisfazioni, il pack secondario è stratosferico, molto più bello secondo me del pack primario. Li vorrei tenere qua dentro, ma so che se tengo il pack secondario poi difficilmente andrò ad utilizzare il blush. Io ho preso la colorazione, forse è quasi blush flirtation, non lo so raga, vi metto qua così se vi piace, vi interessa, potete fare lo screen. Il pack è simile, molto simile a quello dei quad, è identico, solo leggermente più piccolo e comunque uguale anche, cioè il marchio di Pat McGrath, le palette grandi, piccole e i blush sono identici. Poi si dà il meglio nei pack secondari, guardate che meraviglia la cialda. Ve la faccio vedere anche con meno luminosità, così da rendervi conto di quella che è la vera e propria colorazione. E è quasi un peccato andarlo. E questo è il colore vero e proprio. Spero riusciate a vederlo. Questa qua è la colorazione. Provo a... Sì, eccolo. Con meno luminosità, questo è il blush. Come vedete è molto pigmentato, ecco, come vedete è molto pigmentato, ma io l'ho provato sulle guance, anzi lo voglio riprovare con voi. Ha una sfumabilità meravigliosa, super super sfumabile, cioè vabbè, già ce l'ho adesso, non è che vado a fare nulla di diverso. Raga, sto, ho fatto la doccia da poco e bello, bellissimo. In realtà ho fatto la doccia e mi sono truccata, quindi sono ancora in fase asciugatura. Meraviglioso, lo metto subito nella makeup collection da utilizzare. Altro acquisto fatto sul sito di Sephora, come vi dicevo, ho preso tutte le uscite uno per, perché aveva fatto uscire tre eyeliner, un nude, un marrone e un nero. Io ho preso il nero, anche se poi ripensandoci il marrone mi intrigava, le tre matite, le stesse colorazioni, però mi sembra c'era un bordeaux, ma sul sito di Sephora non ancora erano arrivate, non ci ho più guardato, devo essere sincera. Un temperino che il mio si stava rompendo, manca un pezzetto, quindi l'ho acquistato, e una palettina super comoda, sperando di ricominciare a viaggiare anche con colori, aspettate che tolgo la scatola, anche con colori molto molto interessanti. Bene, sì, questa volta Natasha Denona ci ha colpito, perlomeno a me ha colpito, con una mini palette dei toni scuri e freddi. Meraviglioso anche il pack. Sì, effettivamente non questa volta non mi piacciono tanto le palettine quando sono in bianco, ma nero mi ha colpito, carina, carina. Voglio vedere la pigmentazione, che bello. I grigi, il beige e poi proviamo questo argento. Mamma, cioè, guardate, che meraviglia. Bello anche il nero, i grigi. Molto molto belli. Queste sono le colorazioni. Guardate che meraviglia. Bella, guardate l'argento. Mi ricorda moltissimo quello di Nabla, delle palettine piccole. Quindi se avete quella e magari non vi interessa il nero, che avete già un bel nero scrivente, potete anche un po' bypassarla. Però la volevo assolutamente nella mia collezione. Continuiamo con i pezzi di Natasha Denona. Ho, come vi dicevo, preso l'eyeliner, pack secondario e bianco, si vedrà poco, ma questo è. Il pack è questo qua, pack primario, classico, barattolino in vetro, plastica, con tappino nero, molto classico, carino. Ancora, come vedete, non l'ho toccato, ma come vi dicevo, voglio provare questa collezione con voi. Terminiamo gli acquisti, questo acquisto,
con il suo temperino. Ve lo mostro perché l'ho pagato anche poco, 6-7 euro. Insomma, per un temperino è anche tanto, però super comodo perché si può portare anche in viaggio e la tempera rimane all'interno. Il mio era fatto così, ma purtroppo è andato perso nel trasloco il tappino superiore e insomma mi ci trovavo benissimo, l'ho dovuto acquistare nuovo. Proseguiamo con gli acquisti di sempre sul sito di Sephora. Charlotte Tilbury esce con un primer con protezione SPF 50, logicamente da non sostituire con la protezione solare, ma meglio aumentare insomma che non metterla affatto. È un primer che mi sta piacendo, non vedo molto l'effetto filler, l'effetto che va a minimizzare i pori, sì un minimo, io non ne ho tantissimi, devo essere sincera, ho più delle macchiette, però mi sta piacendo perché io soprattutto in inverno ho la pelle molto secca e mi sta piacendo. Proseguiamo con un acquisto fatto sempre sul sito di Sephora, questo fondotinta di NARS. Ebbene sì, io non l'avevo mai acquistato, l'All Day Luminous Foundation di NARS. Mi è arrivato totalmente aperto, l'ho dovuto ripulire tutto, va bene. Ma Sephora mi ha in parte restituito, quindi, però diciamo che secondo me è totalmente rovinato il pack, perché praticamente non è rimasto, adesso voi non lo riuscite a vedere perché l'ho mosso, ma come vedete non sono riuscita a pulirlo più di tanto e purtroppo mi dispiace, lo proverò ma devo faticare per provarlo perché il pack assolutamente non funziona, quindi vedo il da farsi. Eravamo in giro da MAC, non c'era nulla che mi interessava, ma mi serviva la Duo, per me è la miglior colla per ciglia finte. Mi piace molto anche quella di Essence, ma ultimamente mi aveva gonfiato la palpebra, mentre con lei non ho mai difficoltà, non né per toglierla. È sicuramente molto più aggrappante di quella di Essence, non tanto aggrappante ma quanto difficile poi da togliere se non si va ad utilizzare un bifasico, perlomeno se utilizzo un bifasico assolutamente non ci sono problemi. L'altra fai così e via, è praticamente come se si togliesse, ma io la amo, questa è facilissima da utilizzare, sei sicura che le ciglia finte lì le metti e lì rimangono, quindi è quella che vi consiglio, cioè il fatto di avere la certezza che non si tolga non è un contro ma anzi è un pro, forse mi sono spiegata male. Torniamo agli acquisti e andiamo ai siti più che agli acquisti, perché stavamo sempre parlando di acquisti. Ho voluto assolutamente testare per le sopracciglia l'ultimo uscito in casa P. Louise. Ho aspettato a farvelo vedere perché ho fatto un altro mega acquisto, mega veramente, sul sito di P. Louise, ma è ferma la dogana, speriamo, insomma, anche perché l'ho pagata assai, quindi spero che esca presto. Ecco l'ultimo acquisto per le sopracciglia. Ebbene sì, P. Louise esce con questo Brow Balm che ha una profumazione stratosferica. La presentazione, come per chi ama il rosa, di P. Louise, bellissima, arriva in questa scatoletta anche, quindi da regalare da solo, bellissimo. Il pennellino l'ho piegato io e è un balsamo all'interno di questo pot, bellissimo anche da tenere sulla Makeup Collection, ma quello è un secondo, è un plus, un plus diciamo, ma una profumazione meravigliosa. Io mi trovo meglio a prelevare il prodotto così, lo vado a stemperare qua e poi vado ad alzare il pelo della sopracciglia, mi trovo benissimo. Questi giorni sinceramente l'ho utilizzato anche senza andare a colorare le ciglia finte, le sopracciglia.
anche semplicemente con un rossetto e sistemate le sopracciglia, io mi sento a posto, non devo per forza chissà che fare, quale trucco. Le tiene, secondo me ha un po' la base come quella di Anastasia Beverly Hills, stesso problema con il caldo. Secondo me d'inverno questo sarà top, veramente il top. Ma pure questo lo proveremo insieme, non ho più posto, benissimo. Ma per non farsi mancare niente ho voluto prendere anche il So Beautiful di P. Louise Brow Paint nella colorazione mocaccino. Pure qui abbiamo un, come vedete, una piccola confezione chiusa. E all'interno esce questa colorazione per andare a lavorare, ecco, che per me penso sia perfetto. Poi lo devo ancora provare, questo non l'ho testato, ma questa è la colorazione che per andare a fare i peletti o l'effetto proprio Instagram. Pure questi, se volete sapere quali sono i miei prodotti preferiti per le sopracciglia, ditemelo, possiamo fare anche un video dove vi presento un po' tutti i prodotti con i quali mi trovo meglio. Ce n'è più di uno, quelli più in estate, alcuni più in inverno, ma ce n'è più di uno. Arrivo finalmente a questo acquisto fatto sul sito di Cult Beauty. Arriva con all'interno questa mini brochure Cult Beauty per Makeup by Mario. Ebbene sì, ho voluto acquistare dei prodotti, se ne sentono dire di ogni, del makeup artist Mario. Allora, vediamo, mi sono arrivati due campioncini, ma vediamo io cosa ho acquistato. Ho acquistato una palette, ma una palette particolare, perché all'interno troviamo solamente, così per dire, visto il prezzo che mi sembra che sono sui 45-50 euro, 5 colorazioni, e sono tutte colorazioni super super vibranti. Come vedete, questo sembra oro colato, questo argento vero e proprio, cioè meravigliosi, cioè lasciano già così a bocca aperta. Ma se si volessero utilizzare non solo come ombretti, ma proprio dargli quella sferzata in più, come se avessimo dell'oro colato sulla palpebra o magari un eyeliner super figo, Makeup by Mario ci dà una palettina e un, che poi se non erro era stato fatto un po' lo stesso prodotto, è un liquido che va a trasformare, non è che lo devi utilizzare solamente, e questo costa 13 euro, non è che lo devi utilizzare solamente per i prodotti di questa linea, ma si può andare ad utilizzare anche con tutti gli altri ombretti. Si prende un pochino di prodotto, si mette sopra qualche goccia di questo prodotto e hai fatto una pappetta, una sorta di pappetta dove che puoi utilizzare sia proprio per dare questa, magari sulle labbra come rossetto, come io l'ho pensato come liner, che è quello che Makeup by Mario ci presenta, e fantastico, e non vedo l'ora di provarle. Le proviamo insieme, vero? E niente, vado a mettere il pennellino qua dentro per levarli e non vedo l'ora di testarli in vostra compagnia. Termino gli acquisti sempre sul sito di Sephora. Mi stava accadendo tutto, non lo taglio, vi faccio vedere che a me cade veramente sempre tutto. Mi hanno mandato due campioncini per due profumini, un guanto per la fake tan che io poco faccio, non faccio. E ho acquistato due prodotti specifici per i capelli molto trattati, molto rovinati come i miei. Ho fatto mille miliardi di decolorazioni. Molte di voi mi avevano chiesto come si stesse trovando mio marito con le goccine di Vichy per specifiche per la caduta dei capelli nell'uomo, e si sta trovando da Dio benissimo.
benissimo, veramente le sta adorando, le ha acquistate più volte. Infatti sto valutando l'acquisto anch'io, essendo belle costose e io voglio prendere il pack. Ora ho trovato un'offerta, prenderò quella. Nel frattempo, per le lunghezze invece, sto acquistando i prodotti Olaplex. Per il momento ho preso la 3, la 4, la 5, la 3 mi sta arrivando, la 4 e la 5 già sono a casa mia, shampoo e balsamo. La 3 è la maschera che va utilizzata prima, ma li voglio mettere all'opera nel momento in cui li avrò tutti dallo 0, quindi lo 0, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Gli altri prodotti ho controllato e mi conviene acquistarli o sul sito di Look Fantastic o iGallery, se non erro, che è un sito che si occupa per la rivendita di prodotti anche all'ingrosso e fa degli sconti top. Top, in realtà top, perché sul sito di Sephora, Douglas eccetera eccetera io non li trovo mai scontati questi prodotti, e quindi voglio approfittare un po' di questi sconti. Addirittura lì troviamo proprio le confezioni su questo Air Gallery, queste confezioni mega, e insomma ora vedrò come mi trovo, ma insomma i prezzi sapete che sono molto molto alti per questi prodotti, ma se valgono la pena, e da quello che chi li utilizza dice che vanno utilizzati per un quantitativo veramente microscopico, si può fare tranquillamente. Ora, questi sono, non dico tutti, ma quasi gli acquisti che ho fatto. Ho acquistato anche la collezione di Chiara Ferragni, ma ve la mostrerò nel back to school che farò con Viola. Spero che lei sia felice di fare il video, ma di solito lo facciamo tutti gli anni questo back to school, quindi penso che lo farà con me. Ora io vi saluto, vi ringrazio per avermi tenuto compagnia, spero anche io di aver fatto compagnia a voi, vi mando un bacio enorme, vi abbraccio fortissimo e ciao raga, al prossimo video!